Alla partenza da Bucchianico con Maximiliano Ricciese. Maxi, quest'oggi ultima tappa per velocisti, anche voi siete molto attesi con Sascha Modolo. Sì, oggi l'ultima tappa per velocisti, e come hai detto proviamo a far bene con Sascha. La prima volata non ci è andata tanto bene, no? Siamo mancati un po' nel finale e niente, dai, oggi ci riproviamo e speriamo di fare un bel lavoro. Senti, come sta andando l'intesa con Sascha? Abbiamo visto che per esempio al Tour de San Luis siete andati molto bene. No, va molto bene, facciamo una bella coppia e questo ci dà la tranquillità, no, di arrivare nel finale un po' più tranquilli. Qua sappiamo c'è tanto livello, è un po' più difficile, però abbiamo anche una bella squadra e speriamo di fare un bel lavoro. Ecco, noi abbiamo visto che dallo scorso anno tu hai messo la tua esperienza al servizio anche di ragazzi più giovani. C'è la possibilità che tu possa avere le tue occasioni, come è capitato alla Vuelta dello scorso anno, dove hai sfiorato il successo in più di una tappa? Sì, sì, la possibilità ci sarà più avanti quando mi diranno i tecnici, per ora sono a disposizione di Sascha che è in grandissima forma, no? Altrimenti credo quest'anno sarò ancora alla Vuelta come velocista della squadra e speriamo di quando mi diano la possibilità di disputarlo al massimo. E per concludere, domenica prossima c'è la Milano-Sanremo, appuntamento attesissimo da tutti voi. Potrete giocare più carte visto che avrete anche postato Ulissi. Sì, sì, abbiamo tre capitani, diciamola così, Sascha, Pippo e Diego Ulissi. Cercheremo anche di fare un bel lavoro, no? E lasciarli il più avanti possibile prima della Cipressa, che sappiamo che sarà molto difficile prenderli in testa perché il gruppo arriverà molto fresco, però siamo tranquilli perché abbiamo una grande squadra. Ok, grazie.